Tanti incontri, ci ricordiamo tante cose, ma soprattutto, siccome abbiamo parlato finora di Master, attraverso il mondo Master io riconosco tanti amici che hanno gareggiato con me. Fra parentesi, io dico sempre che il mondo Master cosa vuol dire? Intanto star bene in salute, eccetera, ma soprattutto vuol dire turismo, perché la gente gli piace, ma soprattutto amicizia, perché spesso gli atleti che hanno gareggiato da giovani si rincontrano e gli fa piacere continuare questo sano agonismo, questo è il termine che voglio usare. Poi un altro aneddoto lo potrei raccontare io, che si riguarda Aviano. Dovete sapere che ad Alicante circa 5 anni fa si doveva decidere dove organizzare una manifestazione importante che si chiama Nostadia, che il prossimo anno organizzeremo a Grosseto. Tutto a posto, avevamo già lavorato, era tutto pronto, avremmo votato, sicuramente sarebbe stata scelta una città italiana che era Aviano. All'ultimo momento gli organizzatori hanno avuto un po' di timore e si sono ritirati. E infatti il presidente Curto, quando ha visto la scritta Aviano, se l'è ricordato, poi ha visto la signora, non voglio far nomi, dice: ora mi ricordo questa signora cosa ha fatto. Ecco, con piccole cose, va bene? Sì, ovviamente sono cose che nella gestione complessiva sono scelte che si possono verificare e naturalmente un grazie per questa presenza, anche perché ricordiamo a Tramonti di Sotto ci saranno gli Europei Master di corsa in montagna. Esattamente, si svolgeranno. Noi abbiamo deciso intanto di spostarli causa Covid. Avremmo scelto la data che è il 17-18 settembre, però è una scelta che non dipende da noi. Manderemo una lettera alla federazione, la federazione ci dirà se la data che noi abbiamo indicato va bene. Ecco, però indicativamente noi vorremmo fare il terzo weekend di settembre, perché nel primo ci sono i campionati del mondo di corsa montagna, nel secondo weekend ci saranno i campionati italiani individuali master a Rieti e il terzo weekend potrebbe essere il nostro. Poi voglio dire un'altra cosa, io sono venuto volentieri qui ad Aviano perché, come ha detto Matteo, questa è una società che in Italia si è dimostrata validissima, ha sempre partecipato a tutte le manifestazioni, quindi oltre che un piacere essere qui in questo momento, era anche un dovere nei confronti di questa società, questo lo devo dire tranquillamente. Grazie. La soddisfazione di oggi è che ho aspettato quasi 50 anni per avere la pista atletica ad Aviano, ma finalmente è arrivato un bel impianto per il futuro dei giovani che possono fare molto e molto tanto in atletica. Speriamo bene che ci sia un futuro di atleti. Il 25 aprile 1973 si svolse la prima Fortaiada Aviano Piancavallo. All'indomani di quella vittoria di Giorgio Redolfi, che vinse l'Aviano Piancavallo, altro tempo, erano 48 anni or sono, e fu intervistato sull'Eco di Aviano, un giornale che andava all'epoca, un mensile dell'epoca, da Dario Zanette. E quella manifestazione era organizzata da Franco Gallini, colui che grazie al suo contributo prima nel mondo dell'atletica e del buddismo e poi successivamente ha realizzato quello che è l'hospice Via di Natale e tutto il collegamento con la realizzazione del CRO di Aviano. Da quella volta una domanda fu fatta proprio da Dario Zanette nell'intervista che seguì: cosa manca ad Aviano, cosa serve per far fare atletica? Quale fu la risposta di Giorgio Redolfi 48 anni fa? Un impianto sportivo che sia adeguato all'attività sportiva e atletica per incentivare i giovani a emergere. Dopo tanti anni, dopo 48 anni è arrivato questo grande, piccolo, ma è sempre un grande campo di atletica. Nuovo per il comprensorio, soprattutto per i giovani. Non è la misura standard, però 200 metri si può fare allenamenti e anche competizioni adeguate. Maura Perine, presidente dell'Atletica Aviano, l'attività dopo tanti anni di collaborazione con l'Istituto Comprensivo può avere uno sviluppo notevole, perché quest'area, come era prima, aveva diverse carenze, anche se le abbiamo cercate di tenere al meglio. Oggi, al posto di pensare di continuare a fare lunghe trasferte verso Pordenone, Cordenonse, Bruniera, Sacile, come è avvenuto in tutti questi anni, ad Aviano si potrà fare atletica leggera finalmente in paese. Due parole.
Come ha detto Matteo, io sono a 360 gradi con i ragazzi di Aviano e i comuni limitrofi. E, che dire, per me è un sacrificio enorme, oltre a seguirli qua, dover portare quelli dalle categorie cadetti in su a Pordenone o Sacile o Cordenos, dove ci danno l'occasione di entrare a fare attività. Quindi speriamo di poterli contenere in questo impianto, e Matteo è tosto e ha combattuto finché siamo riusciti ad avere questo impianto. Grazie, e speriamo di trovarci qua quanto prima, qui ragazzi, i genitori benvengano a dare una mano. A casa mia tre atleti, fra virgolette, e tre che escono ognuno per conto proprio. Non siamo mai usciti a fare un allenamento assieme. Poi al campo ognuno ha il suo lavoro. Io seguo un settore, Matteo ne segue un altro e il papà ne segue un altro. E in tutti si va avanti e verrà fuori qualcosa di buono prima o poi. Grazie Italo, ciao. Venti chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia d'uscire. Venti chilometri al giorno, polvere e sole, andata e ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirti dire che non mi vuoi più vedere. Uno, due, via! Questo bel campo che avete ad Aviano adesso, l'avete provato, avete provato a correre, ho visto che eravate entusiasti anche di questa cosa. Io vi do solo un consiglio: se vi piacerà, provate a fare l'atletica, a fare questa cosa, perché è una cosa bella, chiaramente per chi l'ha fatta è la sua passione, rimane nel cuore per tutta la vita, ma vi potrebbe dare la possibilità di conoscere tante persone, potervi relazionare con loro anche quando sarete più grandi, e vi porterete nel cuore sempre una cosa meravigliosa. Adesso passerei la parola a Stefano, che è arrivato, grande presidente. Abbiamo detto che mettiamo la tua foto qui perché tu sei il Mattarella dell'Atletica Leggera. Non esageriamo. Io sono semplicemente, ragazzi, sono semplicemente una persona che ha avuto la fortuna di fare per un bel periodo della sua vita quello che gli piaceva, e vi assicuro che non è facile nella vita, è difficilissimo riuscire a fare la cosa che ti piace e farla bene, perché qualcosina mi è venuto bene. Più in generale, voi dovete pensare che l'atletica vi servirà perché vi dà l'esatta dimensione di quello che potete fare. Voi correte con i vostri amici e potete, ognuno di voi può sognare di essere un grande atleta, perché i 100 metri, i 50 metri, il salto in lungo, il salto in alto sono tutte cose che fanno i grandi campioni esattamente come le farete voi. La differenza dell'atletica la fa solo il cronometro e il metro. Chiaramente non potrete pensare sempre di essere i più bravi di tutti, però avrete la misura di quello che sapete fare, ed è questa una cosa importante, vi servirà sicuramente anche nella vita per non arrendervi mai.
questa eravamo, la cosa bella, eravamo tre italiani davanti. E poi vedete la gara come va a finire. Guardatevi sto minutino che è carino. Io sono quello più alto, eh. Guardate cosa sta per accadere. E cosa vuoi commentare? Lì si vede, il bello dell'atletica è che si vede, no? Si vede, quello dietro con i baffi aveva vinto le Olimpiadi, i Mondiali e gli Europei, e quella è stata la prima volta che è stato sconfitto. E ho vinto io. Ah, grazie. E dietro c'era questo con i baffi, che si chiamava Cova, e ancora più indietro c'era quest'altro ragazzo, si chiama Antibo, che poi avrebbe vinto tante altre cose negli anni a venire. Però ecco, questa è stata una bella cosa perché siamo arrivati tre italiani nei primi tre posti. Ecco, per dirvi, è ovvio che vi auguro, no, di vivere una serata così, però ovvio che è difficile. Ma voi dovrete partecipare, quando farete atletica, dovrete pensare sempre che quello che farete voi sarà esattamente come questo. L'unica differenza è che magari ci sarà meno pubblico oppure che non si vincerà un campionato d'Europa. Però saranno esattamente le stesse sensazioni, la fatica sarà uguale e quindi sarete come dei piccoli campioni, ok? Forza ragazzi, eh? Mi piace dirlo, alla vostra età già chiedevo la pista di atletica, sono passati qualche anno di troppo ed è comunque emozionante perché lo dico chiaramente, ho fatto tanto per realizzarla e forse ancora non ci credo, perché obiettivamente quando una cosa la pensi da fare per tanto tempo e viene realizzata, ci si rende conto probabilmente il giorno dopo. Quindi anche quando penso a parlare anche per Stefano, quando ha vinto l'Europeo non si è reso probabilmente conto all'istante, si è reso conto nei giorni successivi. Un sogno bisogna coltivarlo, i vostri sogni, e sicuramente avete tanti sogni, perseguiteli, chiedete, naturalmente non insistete troppo per certi versi, magari le campane sono anche utili in questo momento per dire che magari un segno per realizzare certe cose si possono fare. Quindi se avete un obiettivo, un sogno, credeteci, perché che sia nell'atletica, che sia nella scuola, nella vita, fate e credeteci sempre. Quindi questo è il messaggio che da oggi, e tenete stretto quel fogliettino di carta che oggi Stefano vi ha firmato, perché quando entrerete nell'impianto di atletica leggera sapete che avete una grande opportunità, quella che tante generazioni di avianesi, i vostri genitori, i vostri nonni non hanno avuto, ma da oggi in poi potete cogliere. Quindi sfruttatela al meglio quando potete. Grazie a tutti, oggi è stata per voi la prima volta, spero che non sia l'ultima che calcherete la pista di atletica. L'atletica è bello perché si tratta di correre, saltare, lanciare, tante discipline, lo potete fare alla vostra età, lo potete fare anche a 80 anni. Abbiamo avuto anche il presidente europeo di quelli che over 35 anni qui presenti, e c'è tanta gente che anche a 80 anni inizia a fare atletica, quindi è gioia, è piacere e quindi una grande opportunità in più abbiamo in paese. Grazie a tutti. Importante per Aviano, in quanto andremo ad inaugurare un impianto, tra l'altro richiesto da parecchi anni e finalmente è arrivato ad Aviano, ed è arrivato nella maniera migliore, cioè un impianto omologato FIDAL. Bene, oggi è una giornata importante, come stavo dicendo,
perché finalmente un impianto sportivo adeguato sarà inaugurato fra poco, ed è un impianto che si colloca esattamente al centro di quella che è la cittadina dello studio che stiamo realizzando nell'area dedicata alle scuole. Per questo questo impianto avrà come sua, diciamo, missione quella di avvicinare lo sport ai nostri studenti che ruotano intorno all'area dedicata, che vanno sia che partono dall'asilo nido fino ad arrivare alle scuole medie, quindi diciamo un plesso scolastico integrato. E ringrazio per questo la direttrice che è qua presente, la Mara Pighin, che è qua alla mia sinistra. Colgo l'occasione anche per ringraziare e salutare anche Don Franco, che è sempre presente alle nostre manifestazioni. Tutto questo è stato realizzato anche grazie al nostro consigliere, nonché delegato alla mobilità, Matteo Ridolfi, al quale lascio la parola per la scaletta. Grazie Sindaco, grazie, mi accendi, perché questo è quello della telecamera di Italo. Ovviamente abbiamo predisposto la registrazione delle immagini perché così nel prossimo periodo renderemo pubblico alla cittadinanza quello che è stata la...